I'm on a whole nother level from you chumps. Uh-huh. The hell's going on, yo? They're coming after us like zombies or something. I guess this is another preview of the future. What do you think it... Ah! I thought we might never be reunited. Minamimoto. And yet, I fear something is amiss. Pull yourself together! But it's not making much sense. See? This plague don't play favorites. Everybody gets it in the end. Ha preso... come si chiama? Lecca Lecca, non mi viene il nome. Ha preso Cariglia, secondo me. Cioè, potrebbe essere Minamimoto, ma Uzuki mi fa pensare a Cariglia. Another day, another unavoidable disaster. Ovviamente, Rindo. Looks like I'll be turning back time again. Non penso che tu possa farlo, vero? Sup? Yo, what's up, boys? You doing all right, dog? Yeah, I'm good. Certo, well, come no? Esatto. Actually, I'm kind of not so good. I just wish I could have spent some more time with Kanon, you know? Chissà, magari a fine gioco ritorna. Nel primo gioco sono tornati quasi tutti quelli morti. It hurts losing someone. Not the first time either. See, I had this friend. I tried to be there for him, like really tried. I'd ask him about his problems and tell him to push through him. Aspetta, no, stavo confondendo le cose. È Neku che ha perso un amico che è morto in un incidente. Gone like gone. Nothing I did or said made a damn bit of difference. I was supposedly his best friend, and he didn't even say goodbye. After that, I figured, what's the point? Why take anything seriously? Poi incontrato lui, and it doesn't make you feel any better either, you know? Haven't really been able to stomach anything too heavy since then. It's too much. That's rough, yo. When I first met Kanon, I thought she was like me, but she wasn't. She was better than me. She was real. She was pretty great. I realized I wanted to be more like her, and I wanted her to see me make that change and get on her level. And now she's gone. Now she's gone too. Fred. Losing a tough lady like her, it's pretty hard. Beh, tu hai perso tua sorella. I say it probably hit you harder than anybody, man. Look, I ain't gonna tell you to cheer up or any of that bull, but you gotta keep going, for her sake. She may be gone, but you gotta keep her legacy alive, yo. And don't you ever forget what she means to you. Won't be easy to forget someone like her. Can't blame him for getting depressed after all that. Indeed. Beh, tu non ti sei buttata così giù, in a facade. Though he buried them deep inside, his feelings were true. And now he must finally confront them. Not exactly a problem we can help him with, though. We can't pause the game to talk about our feelings. But honestly, it's probably for the best that we've got other things to do. Keeps us from thinking too much. Lady Shoka, too, has pain she must yet process. Of course, carrying on in perfect, cheerful confidence is improbable, but one must needs hope our team's morale suffers no further damage. Messaggio? Chi è? Today's broadcast. Lo sapevo che era Shiba. Greetings, people of Shibuya. È il vostro Game Master. Strano, non lo dice più, eh. Yesterday was a raging success. Why, you got me all fired up just watching. Especially that tearjerker of an ending. My forecast shows we're in for another scorcher today. So I'll be throwing a sizzling hot party. Feel free to bring a friend or two while you're at it. Although, I suppose you probably don't have many left. Che stronzo. And with that, I bid you adieu. If I don't help the gang get through this, E tu sei il grande qui, quindi we gotta keep fighting, no matter what. Rindo, Fred, Nagi. Penny. Ecco, lo sapevo che non diceva il nome. Kitty girl. Let's bounce, yo. And if things get tough, leave it to me, aight? After all, I've been a reaper before. I can carry all your asses through this. Anche io lo ero comunque. Beat. How reassuring. More like idiotic. You the man, Beat. Damn straight. Now let's get this ball rolling, yo. Sì, ma io voglio sapere dov'è Minamimoto. Allora, che si fa? Dobbiamo dare una lezione a qualche rumore. Sicuramente ci saranno dei rumori appestati e quegli altri creati da Shiba. E finché saremo indaffrati con loro, non lo raggiungeremo mai. Non sappiamo neanche da dove cominciare a cercarlo. A meno che tu non abbia un'idea, sciocchina. No, direi di no. Solo l'Elite potrebbe sapere dove si trova Shiba. E chi c'è in sta Elite? Adesso nessuno, purtroppo. Prima erano Kaie, Ayano, Suzuki e Kubo, se non sbaglio. Kaie faceva parte dell'Elite. Questa sì che è una sorpresa. Lo so. Beh, ora è solo un demone normale, come tutti gli altri del resto. Shiba ha assunto il comando dell'intera gerarchia del gioco. Un solo pastore alla guida di tutto il gregge. Già, ma anche se sono stati declassati a pecorelle, Suzuki e Kubo restano leali a Shiba fino alla fine. Idem Ayano. Ma perché? Domandalo a loro, non a me. Cioè, sempre che ti lasciano il tempo di chiederglielo, ovviamente. La vedo dura. Anch'io. Altro messaggio. È Uzuki. Voi Wicked Twister avete visto Cariglia? Lo sapevo che era Cariglia quello che veniva preso, secondo me. Cariglia? Che c'è? Non abbiamo visto Cariglia in giro, vero? No, signore. No. Bene, grandioso. Grazie comunque. Credo che lo stia cercando. Magari ha bisogno di lui. Boh, chi lo sa. Non riesco a capire se quei due sono amici e nemici o solo nemici e basta. Io avrei detto che fossero due cari amici che stanno passando un periodo difficile. Avranno litigato. Non abbiamo tempo per ragionarci, io. Mettiamoci in moto e magari scopriremo qualcosa su di loro strada facendo. Oh, wow. Per una volta non hai detto un'assurdità totale. E non hai visto ancora niente. Bene, da dove cominciamo? Magari da Cat Street. A me sta bene. Così. A Cat Street a caso. Però finalmente siamo di nuovo al cavallino del re. Voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo. Ad esempio, turbocarica. Gli psico si caricano un po' più velocemente. Beh, 33 attacco, punti difesa e punti ferita, non male. Vabbè, ascolta, dammi sto profumo che magari arriviamo a livello 3. Esatto. Qualcosa di nuovo? Sì, un orologio. Tiara bellezza suprema. Abbiamo... Quando è che siamo arrivati così tanti punti? Vabbè, dammela. Diamanti e perle e report segreto. Oh. Wow. Il report segreto? Addirittura. E guarda un po', Kanon adesso è disponibile. Già. Tesoro. Mostra quali giorni contengo rumori maiali. Può essere utile. Ok, ora che abbiamo uno spazio in più per la super spilla, vorrei provare una cosa. No. È proprio impossibile avere due super spille sullo stesso tasto. Punto. Le missioni di oggi sono a Tower Record e a Shibuya e Kaie. A proposito, abbiamo sbloccato il tizio che ci dice quanti maiali ci sono in quale giornata. Ovviamente in quella attuale non ce la fa vedere, però qua per esempio ne abbiamo presi tutti. Qua ce ne manca uno, ok. Ok, li abbiamo presi quasi tutti, ce ne manca uno ogni tanto, ma niente di troppo dispendioso da rifare. E a proposito di dispendioso rifare cose... Mettiamo il normale. Non perché non voglio giocare in modo difficile, ma perché mi sembra che molte spille che otteniamo siano migliori in normale e in facile che in difficile. A questa parte del gioco. Quanti rumori ci saranno oggi? E dove più che altro? Dai, la vecchia ci manca poco per arrivare al livello massimo. Ok, questa non l'avevo vista però. È una spada d'acqua normale e vuole la materia oscura, il che vuol dire che la iniziamo a trovare da oggi. Il che mi fa pensare che dovremmo giocare invece in difficile. E questo ci riporta indietro di un paio di fasi, ovvero nel momento in cui le lance non saranno più utili, questa spilla potrebbe essere buona. Ah, cari, ma a parte che la proporzione è improbabile, cioè l'hanno... è piccolo. È piccolo, sembra grande quanto Rindo. Allora, Cariglia, che hai da dirmi? Cariglia, io come butta? Hai qualche... I Wicked Twister. Qualcosa non va. Tutto a posto, le crecca. Non credo. Il rumore l'ha posseduto. Yo, spilletta. Sì. Fai il tuo trucchetto. Se vogliamo salvarlo, dovrai fare invasione. Forza, puoi farcela, Yo. Sì, signore. Concentrati e con permesso. Tra l'altro sto giocando in normale perché ho rifatto alcuni nemici e mi sono dimenticato di cambiare la difficoltà. Mi ha proprio beccato. Non pensavo che mi avrebbe preso così. Avrei dovuto aspettarmelo. Era una questione di tempo dopo l'azzardo che ho fatto. Di cosa parla? Chi ti ha preso? Shiba! Non avrei dovuto sottovalutarlo. Ma chi avrebbe pensato che fosse così forte? I Wicked Twister potrebbero farcela. Spero solo che Uzuki non faccia il passo più lungo della gamba. Una rana, wow. Rindo, il rumore, eccomi. Wow, Cariglia, sei stato colpito da una ranocchia? Non penso che morirai, sopravvissuto al primo gioco, voglio dire. Puoi sopravvivere anche a questo. Tra l'altro... penso che toglierò la spilla che ho dato a... vabbè, in questo caso l'ho dato a... come si chiama? A Shoka. Ma penso che queste spille qua siano utili sì contro gruppi di nemici tipo questo, ma nel concreto non servano contro boss fight, perché giustamente non puoi bloccare un nemico boss. Però tipo nemici così puoi farlo tranquillamente. Il problema sono appunto i boss o i nemici giganti. Non credo che l'effetto di bloccarli funziona, e il danno che fanno, che fa l'acqua o la spilla in generale che li attira in quella zona, faccia abbastanza per uccidere qualcuno. Ha funzionato. Non ci sono dubbi, è la sindrome di Shibuya. E l'ha presa anche Cariglia, maledizione. La sua voce interna ha menzionato un'altra persona. Chi pensate che possa essere? Cariglia! Che cosa gli avete fatto, vermi? Non è colpa nostra, Io! Ci siamo liberati del rumore che controllava la mente. Rumore? Kubo, quel bastardo! Il nonno! Noi demoni dovremmo collaborare, non attaccarci a vicenda! Ah, perché ha fatto una cosa simile? Che rabbia! E lui è pure uno degli ultimi arrivati! Come ha fatto un pivello a ridurti così? Uzuki... ah, riprenditi! Ehi, forse potrei usare i miei poteri su di lui. Perché? Così dai il colpo di grazia. Cosa? No, voglio aiutarlo a ricordare chi è. Non lo sistemerà, ma è un buon inizio. Dice la verità, lasciaglielo fare. Va bene, provaci. Forza, pensa. Oh? Da quanto tempo ho perso i sensi? Cariglia, parlami. Che è successo? Quasi non riesco a muovermi. Sei stato posseduto da un rumore. Oh, già. Ho fatto un casino, eh? Ragazzi, dovete stare attenti a Kubo, è molto più forte di quanto sembri. Lo sapevo che Kubo nascondeva palesemente qualcosa. A che cosa ti giova dare consigli ai giocatori? Non voglio più fingere che i nostri titoli valgano qualcosa. Che significa? Devi rilassarti, bella, fai uno strappo alla regola. Oh, Shibuya scomparirà, anche se forse non sarebbe questa una gran perdita. Che cosa? Si è fatto un po' noioso ultimamente, non trovi? Shibuya brucerà presto a causa di noi demoni. I rumori stanno distruggendo anche il PR. A rendere Shibuya così viva erano le persone e le loro vite che si scontravano, mescolavano e separavano. Quella Shibuya, la nostra Shibuya, non c'è più da tempo. Sono riuscito a tenere sotto controllo i rumori del PR per un po', ma credo di non potervi aiutare più. Cavolo, non sono durato neanche un giorno. Ecco cosa succede a creare problemi in giro. Già. E ora dovrei continuare a crearne se vuoi sopravvivere. Cariglia. Ah, potete sbrigarvi, non abbiamo tempo. E Testarosa, se sei con loro, i demoni di Shinjuku. Allora ti faccio fuori subito. Il PS è un meccanismo gestito alla perfezione ed efficiente. Gli ordini del direttore, del Game Master, sono legge. Lo sai meglio di chiunque, lo sappiamo entrambi. Ti stai ancora aggrappando a quelle regole lì? anche se ti hanno fatto perdere Shibuya. Beh, è assurdo, ho cose più importanti di cui occuparmi. Ecco che se ne va. Hai proprio toccato un nervo scoperto, signorina. Ho mentito? Anche Uzuki ha combattuto per Shibuya, sai, a modo suo. Ai tempi non riuscivamo a decidere come gestire il gruppo di Shinjuku. Backstory. Se gli diamo carta bianca, distruggeranno la città in men che non si dica. Ma è sicuramente meglio non farceli nemici. Se non facciamo come dicono, chissà cosa ci faranno. Perché non dargli quel che vogliono, o almeno fare finta? Gli facciamo pensare che ci siamo arresi e così abbassano la guardia. È assurdo, non ci permetteranno mai di riprenderci Shibuya. Beh, se hai un'idea migliore ti ascolto. Quindi, gli consegniamo la nostra città su un piatto d'argento. Basta, dobbiamo smetterla di litigare. Allora prendi una decisione, che facciamo? Scusa, non lo sapevo. Non potevi saperlo. Come noi non potevamo conoscere le vostre intenzioni. Ehi, mascherina. Sì? Non penso di riuscire a tornare nel PR per un po'. Cercate di chiudere la faccenda prima che peggiori, ok? Va bene. Ciao. Ci pensiamo noi, non preoccuparti. Ma guardati, ragazzo, ormai sei grande e pure affidabile. E siccome sei un ometto, puoi cominciare a cercare Kubo dalle parti di Tipsy Top Soul. Vedi solo di fare attenzione. Ho la strana sensazione che Kubo non sarà sicuramente facile da abbattere. Quindi oggi Kubo è a caccia. Vogliamo andare a cercarlo? Se il nostro obiettivo è informarci sui demoni di Shinjuku, direi che è un ottimo punto di partenza. Sì, come dice Spilletta, ci facciamo dire da lui quello che vogliamo sapere. Sì, ok, andiamo. 3 punti amicizia. Speravo in una spilla. Tra l'altro, mettiamo in difficile. E si va a Miyashita Park. Perfetto. Che tra l'altro da questa zona io ci volevo proprio passare, anche perché devo... c'è un maiale e 90 su 100 si trova con il teletrasporto. Quanto ci fai? Si trova sopra la gelateria. Oh, ma guarda un po'. Abilità nuova. Seriously? Porca miseria. Comunque stavo pensando appunto di cambiare la spilla, quella lì a Shoka. Il punto è che è buona contro nemici normali. Tipo per esempio questo non è afflitto dall'acqua, mi sembra. Mi sembra... ecco, esatto. Dobbiamo riuscire a sistemarli prima che scattino, scompaiano o qualsiasi cosa possa succedere. Perfetto. Ce n'è sicuramente... ah, invece no, l'abbiamo uccisi tutti. Perfetto. Vorrei mettere 2 spille quadrato, ma non abbiamo ancora la possibilità di mettere più di una spilla uguale. E togliere quella triangolo non mi va in questo momento. Non mi va per nulla. Questo vuol dire che dobbiamo trovare una spilla nuova per Nagi. Potrei mettere una R1 o una L2 che faccia dei danni effettivamente. Potrei riprovare con queste spille qua di... degli spuntoni. Il problema sono sempre i nemici veloci. Ci serve più che altro una spilla veloce che si ricarichi. Comunque volevo proprio venire in questo posto, non tanto perché il mangiare mi dia chissà quali bonus, ma perché avendo l'obiettivo di dover far diventare ogni posto il nostro nuovo posto preferito, o meglio come cliente abituale, devo puntare a tutti questi qua. Devo puntare a tutti quanti i negozi possibili e disponibili. Il consiglio generale, bella, brava Shoka, il consiglio generale sarebbe di prendere roba che ci riempie poco lo spazio nello stomaco, ma non tutti i posti questa cosa è fattibile purtroppo. Perfetto, e addirittura abbiamo trovato anche una spilla nuova. Questa non si sa come o chi si evolve. 1050 di attacco tipo acqua ed è un tocco rapido. Potrebbe non essere male, eh. Devo rivedere però tutta quanta la nostra combattiva purtroppo. Sai cosa? Vorrei tornare alle spade. Boh, riproviamo. Vediamo com'è questa nuova combinazione. Proviamo ad andare da Kubo. Vediamo cosa ci dice. Allora, aspetta un secondo. Tower Records, Shibuya e Karie. Shibuya e Karie di qua. What to do? È questa la spilla che mi preoccupa di più in realtà. Allora, chi è che ha bisogno di una mano qui? Cos'è? È una bambina o è un fantasma? Ah! Boss! È quel fantasma! Ah, è il fantasma quello lì della missione. Oh! Ci ha lasciato quel messaggio, quella lettera, giusto? Assurdo che quella cosa sia ancora in giro. Aspetta, in che senso cosa? Cosa sarebbe? Onestamente, fantasma non è proprio il termine giusto. È energia cognitiva che arriva da Shinjuku. Quel posto non è andato completamente distrutto. Sì, ma alcuni tra i più potenti tra loro si rifiutano di concedere il fantasma. Ehi Nagi, pensi di potertene occupare? Non so se posso offrire molto aiuto contro questo spettro. Tuttavia farò del mio meglio. Grazie, a te sta bene? Certo. Anche se non so, noi Rindo non sappiamo. Rika Sekihonara. Rindo non sa effettivamente chi sia questa ragazzina, perché lui era... Ah, guadagno aumentato. Interessante. Rindo non c'era nel momento in cui facevano questa cosa. Ho freddo, freddissimo. Dove sono? Il mio parco preferito, l'ufficio, spariti. What an awful affliction. 45, noi siamo al 52 in questo momento. Facciamolo, facile facile. E vediamo se ritornare indietro con la nostra linea d'attacco precedente ha più senso di quella attuale, quella delle lance. Buongiorno. Porca puttana. Oi, chi si è rubato Beat? Qualcuno salvi Beat che non riesco a puntarlo. Avete sbagliato bersaglio, porca di quella miseria. Ancora. C'è troppa gente. Dobbiamo arrivare al 300%. In fretta. Dobbiamo arrivare al 300%. Esatto, perché se no... fra i lupi, fra l'orso, fra le meduse che si continuavano a moltiplicare, non ne saremmo usciti in modo facile da qua. E tra l'altro non è detto neanche che è finita la missione. Abbiamo preso l'argento già solo qua e ci manca un minuto, eh. Lo sapevo che finiva con un turno solo. C'era troppa gente per essere una missione da più di un turno. Va bene, questa è da rifare. Probabilmente anche già con... anche colpa mia il fatto che non avevo neanche il groove attivo. Ma se avessimo avuto il groove già un po' più alto da prima, saremmo arrivati prima al 300%. Lo sapevo. E ora che io passi oltre. Addio. Ora sto insieme a mamma. Wow, che tristezza. Era invero uno aspetto straordinario. Minchia, stai bene? Sì, non è niente, andiamo. D'accordo. Tranello è: cattura solo il bersaglio per fermare i suoi movimenti per molto tempo. Riporta incise le parole un vero amico, condivide i tuoi sogni. Ah. Quindi è una spilla che fa parte probabilmente di un set, se... non mi inganna il fatto che c'ha una scritta particolare, cosa che avevano le spille di un set nel capitolo precedente. Allora, è una spilla gravitazionale, quindi è la catena che lo tiene fermo in pratica. Allora, non è male, anche a livello di danno sembra che ne faccia abbastanza. Una spilla del genere, se funziona anche sui boss, potremmo metterla ad esempio a Fred, e quindi due proiettili, due spade, tenere fermo il boss e sparargli e anche colpirlo. Potrebbe non essere male come spilla. Devo essere sincero, questa battaglia un po' mi ha fregato perché non mi aspettavo così tanti nemici. Non me li aspettavo così tanti. E soprattutto se anche altre prossime missioni secondarie, che magari sono da un turno ma con così tanti nemici, probabilmente richiedono più tempo per la missione in sé, quindi l'estensione dell'invasione. Pensavo non mi servisse attualmente, ma dopo una battaglia così... penso che a prescindere è tempo che guadagniamo e quindi di conseguenza tempo che ci rimane extra per la missione. Vendiamo tutte le spille inutili e ci facciamo 82.000 yen. Va bene, mica male. L'altra missione invece è Tower Records. Questo vuol dire che dobbiamo passare di qua. E chi è che ci chiederà cotesta missione? Eccola qua. Non è la tizia che la prima settimana faceva i graffiti? Che era vestita tutta di arancione, esatto, un evidenziatore umano. Ehi, quello non è MKN. MK chi? Dai, la ragazza che fa i graffiti, ci abbiamo messo una vita a trovarla quella volta. Ah sì, me l'ero dimenticata. Non vedo muri su cui fare graffiti, quindi cosa ci fa qui? Potremmo scoprirlo scansionandola. Magari è posseduta anche lei dai rumori e non ha più voglia di fare i suoi lavori? Ho provato a contattare qualcuno dentro l'edificio, ma niente da fare. Ah, spero proprio che non caschi e si rompa. Che cosa faccio? Ha lasciato una cosa così importante lassù. E soprattutto, come ha fatto ad arrivare fin lì? Ah, è una missione, vammi a prendere l'oggetto. Quindi? E allora? A te piace soccorrere tutti, giusto? Vogliamo aiutarla o no? È vero, mi andrebbe, però ne abbiamo veramente il tempo. Che importa, non possiamo abbandonarla così. Io dico di aiutarla. Sì, mi sa che hai ragione. Vai, fai la tua magia, gattina. Preparatevi. E tanto poi il teletrasporto è proprio qua dietro, quindi non ci mettiamo neanche troppo. 1 e 2. Quindi che cosa dobbiamo recuperare? Una bomboletta? Sarà questo? No, e sì, il graffito sicuramente è suo. Cioè, aspetta, è un graffito che si porta dietro, su un pezzo di muro, su un foglio, boh. Devo volere molto bene alla sua nonna se si porta un ricordo ovunque vada. Però, la capisco, la famiglia è tutto. Ma è davvero ricordo di sua nonna? Boh, vabbè, abbiamo quello che cercavamo, andiamo. D'accordo. Shoka, si sta prendendo bene per l'aiutare gli altri dopo aver probabilmente passato anni a dare fastidio agli altri. Probabilmente si è rotta anche un po' le balle. Allora MKN, tieni. Eh? Ma la bomboletta che mi aveva regalato la nonna. Ah, ma quindi è una bomboletta, scusami. Che ci fa qui? Pensavo di averla lasciata lassù io. Vabbè, sarà caduta da lassù. Oh, grazie al cielo l'ho ritrovata. Senza le mie opere non sarebbero le stesse. Quasi quasi la vado a trovare. Alla fine il suo negozio non è lontano. Potrei farle anche solo un saluto. Se ho fortuna potrebbe regalarmi un altro ricordo di quando era giovane. Chissà quale mi darà stavolta. Ok, guarda, non ho... Ah, ma... Oh no! Vuoi vedere che la nonna è la tizia che vendeva le cose strane, tipo la parrucca da pagliaccio? Aspettate, sua nonna è ancora viva! Ma è normale avere ricordi di persone vive. Perché no? Carpe diem, eccetera, eccetera. In ogni caso il suo problema è risolto. Torniamo a concentrarci sulla missione. Mi ha fatto ridere la sua faccia. Sì, abbiamo ancora parecchio da fare. Materia oscura. E 5 punti amicizia e MKN. Allora, la materia oscura è tanta roba. Sì, è sua nonna. Tantissime spine, aumenta il tasso di trovamento. Abbassi il tuo livello. MKN, che bel premio che mi hai dato, ciccia. Sono contento, sì. Eccoci arrivati a Tipsy Tops. Forse Kubo è qui da queste parti. Ma dove però? Proprio lì. Ma seriamente? Sono qui! E io passo dalla barriera, tanto posso. Dove se n'è andato? Cioè, in quale direzione? E se ne va. Inseguiamolo! Aspettate, forse sta solo scappando. Ma potrebbe anche volerci attirare in una trappola. Stiamo in guardia. Ricevuto. È fuggito da quella parte, subito dopo la stazione di polizia. Deve essere diretto a Udagawa. Ottimo, grazie di avermelo detto. Allora ci andremo anche noi. Aspetta un secondo, ora che abbiamo sbloccato la materia oscura, vuoi forse vedere che il tizio ce la vende? Secondo me no. Oh, invece sì. E ci vende anche questo. Ma ve ne vendi più di uno o me ne vendi solo uno? Perché effettivamente questi materiali qua sono difficili da ottenere. Ok, questo 3. E ti direi prendiamoli già adesso, nonostante probabilmente più avanti li farmiamo come uno schifo. Questo magari aspettiamo un attimo. Però grazie di avermi detto che ce l'hai. E soprattutto adesso, esatto, dovrei essere riuscito a sbloccare tutti quanti loro. Il problema è che non mi va di sprecare 6 punti adesso per loro, perché non mi servono. Mi fai passare, devo fare catena. Mi dai tu dei rumori da sconfiggere. Che dobbiamo fare? Ehi, ehi, bello, facci passare. Vuoi darci una missione o no? Yo, guarda che non capiamo una parola. Voi ci avete capito qualcosa? Ahimè. Come possiamo completare la missione se non sappiamo di che si tratta? Beh, sconfiggete era abbastanza chiaro. Sconfiggete i rumori di quest'area, sconfiggete un certo numero di rumori. Cosa vuoi che facciamo? Dicelo. È troppo tardi, ormai Shibuya è praticamente distrutta. Cosa? Ah! Ishima! Se solo foste arrivati prima, avreste potuto completare la missione e superare la barriera. Sapevate del raduno dei rumori a Miyashita Park e che arrestando la loro moltiplicazione sareste potuti passare, no? La spiegazione ricevuta era incompleta, come la nostra comprensione della situazione. La missione era cruciale per fermare la diffusione esplosiva della sindrome di Shibuya e ovviamente per permettervi di avanzare verso il vostro obiettivo. È tragico che vi sia sfuggita un'occasione così determinante. Se solo le cose fossero andate diversamente. Aspetta, la sindrome di Shibuya si diffonderà in modo esplosivo. A questo punto è inevitabile, ma per noi demoni di Shibuya è irrilevante. Shinjuku che Shibuya. Ma è... ci stai dando una missione! Se raggiungiamo Miyashita Park e ci sbarazziamo dei rumori, ci lascerai passare? Non esattamente, ma il risultato sarà più o meno lo stesso. Vedete voi cosa fare. Io, dite che possiamo fidarci! Non lo so, non prende mai niente sul serio, è difficile dirlo. A me è sembrato parecchio serio. Beh, stando qui a parlarne non è che risolviamo molto. Tanto vale farsi un giro a Miyashita Park. Sì, male non farà. Ma scusa, Miyashita Park non c'eravamo prima noi? Tra l'altro, appunto grazie alla materia oscura, io adesso dovrei essere in grado di comprare alcune spille in alcuni negozi che prima non me lo permettevano perché appunto mi mancava. Ah, per stare, secondo voi quanti ce ne saranno? Non lo so, non voglio neanche scoprirlo, meglio che ci sbrighiamo. A questo punto mi viene anche da pensare di cambiare la nostra formazione e rimettere le lance. Perché le spade sì sembrano buone, ma questa qui non è granché. Come dicevo, tra l'altro, appunto, eravamo qui a Miyashita Park poco fa noi, a saperlo prima. E ovviamente non ho abbastanza spazio nello stomaco. Ecco a Miyashita Park. Ma dove sono tutti i rumori? Dovrebbero essere abbastanza da non passare inosservati. Ma sarà veramente un'orda di... no. Combatti la paura di combattere. Non era... è una cosa che diceva sempre Motoi. Per lui forse erano soltanto parole, ma... non so, mi è sempre piaciuta come frase. Sì? Ancora faccio fatica a credere che Motoi fosse, beh, un freebooter. Cavolo, chissà chi aveva rubata questa citazione. Scoprire che il mio eroe fosse un ciarlatano dall'inizio è stato devastante per me. Adesso però sono felice di sapere la verità. Ah sì? Sì, è come se tutto avesse acquistato più senso. Prima ripeteva a pappagallo le cose che diceva, ora invece penso al loro significato. Oh, mi fa piacere per te. Questa volta non l'ho detto solo perché suonava bene, è quello che penso, non dobbiamo avere paura di combattere, non è soltanto una frase, è qualcosa con un significato. Oh, incredibilmente Rindo sta crescendo piano piano, eh? È questo che conta, che per te abbia un significato. Già, e ora combattiamo le nostre paure e i rumori. Va bene, sperando che combattendo i rumori io abbia un po' più di spazio nello stomaco. Dove sono questi suddetti rumori? Ritengo di aver trovato la tana dei rumori. Già, a meno che non ci sia un'altra orda altrettanto gigantesca. Meglio che ci spicciamo a eliminarli tutti. Forza, andiamo. È la prima volta che vediamo l'anomalo medusa, o sbaglio? Tra l'altro tra poco salgo anche di livello. Spero di avere le spille giuste. Meccali. Perfetto. Bravo Beat. Le meduse fanno male. Queste meduse fanno male. O meglio, ti continuano a colpire e magari non fanno... Figlio dei cieli in tempesta. Interessante. Sarà una spilla elettrica? Lo spero. Sembrano non finire mai. Che cavolo, almeno un po' sono crepati. Boh, ma spero proprio che la risposta sia sì. Preparatevi. Altra ondata di meduse. Ok. A questo giro non mi è sembrata difficile, però probabilmente adesso sono di più e si moltiplicheranno prima, vero? Ovviamente. Boia. Vai, colpiteli tutti. Non è che ci servisse, però già che ci siamo, tanto ricarichiamo sicuro ai prossimi giri. Credo che le abbiamo eliminate, quella lì sia l'ultima, vero? Esatto. Qualcosa l'abbiamo guadagnato almeno. Vediamo. Raiji Impeto. Sarà sicuramente un'altra catena. Guarda un po'. Basta? Ah, ma quando finiscono? Mi sa che ne mancano gli ultimi. Fatevi sotto, rumori, non valete una cicca. Ma come fa a non essere sfinito? È tanto sconcertante quanto incoraggiante vederlo battersi con tanto ardore. È un punto di vista. Ha ragione però. Ancora un po' ragazzi, possiamo farcela. Tanto adesso sono più di prima, quindi stupido io ancora che ho usato di nuovo il beat, sapendo che adesso la battaglia sarebbe durata molto di più. Complimenti a me. Ho bisogno un attimo di ricaricarmi. Vorrei colpire questo qua. Dai, che palle. Ottimo. No, che palle. Mi ha calato proprio nel momento in cui ho schiacciato il cerchio. Che sfiga del cazzo. Che sfiga delle palle. Perfetto, vai, 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 prima che si consuma. Allora, in questo giro penso che non mi servisse più, però meglio ucciderli subito prima che si moltiplichino. Perfetto. Chissà se c'è qualche skill o qualche equipaggiamento che ci fa durare effettivamente di più il killer Beat. Il killer Kubo, quello come si chiama. Fatto? Finite? Basta meduse? Ah, dai, mi sono ricompiuta. Mamma, ci è voluto un'eternità. Ora torniamo indietro. E veloci anche, abbiamo un vecchio da torchiare. Vero, dobbiamo farci spiegare da Kubo cosa sta succedendo. Ora che la missione è completata, Aishima sarà ben lieto di farci passare. Forse. Orsù, torniamo a Tipsy Tops. Aspetto della verità. Lancia carte nere che seguono i nemici intorno al bersaglio, carte ondate da 3, le bersaglio strisciano verso il nemico e lo respingono. È una carta oscura o sarà di tipo normale? No, è oscurità. E non sembra male, però 14 secondi. E questo qui invece è un fulmine che si propaga, che potrebbe non essere male come idea. Insomma, il tipo ci farà passare oppure no? Per me... ci farà passare, ma ci sarà qualche menata di mezzo di sicuro. Quindi, boh, vediamo. Allora, ci fai passare o no? Devo dedurre che avete fermato le moltiplicazioni dei rumori. Già, ora facci passare. Per quanto vorrei aiutarvi, non ne ho il diritto. È a lui che aspetta a farvi passare. Dovete trovare un modo per aiutarlo. Sta piangendo. Gli effetti dei rumori sono vari e molteplici. Vuoi dire che dobbiamo sbarazzarci del rumore che l'ha posseduto? Tornerà normale se lo facciamo? Forse sì, forse no, chi può dirlo? Tanto vale che fare un tentativo. Bisogna entrare nella sua testolina. Spilletta, tocca a te. Sì, signore. Puoi farcela, Nagi. Ti auguro il meglio. Sai che novità, voglio dire. Tanto lo sapevo che finiva sta menata. Quindi speriamo che la nuova spilla sia figa. E quando mai? Vabbè, occupiamoci subito dell'opacchione. Oh, visto Mario, sono deboli alla luce. Quanto vi va di sfiga, mi dispiace per voi. Vieni qua. Mi dispiace, ma ti è andata proprio male. Hai incontrato il tuo nemico sbagliato. Perfetto, andato. Sbarazzatevi di lui! Sbarazzatevi! È uno stronzo! Che bello che abbiamo tante di quelle spille che ci fanno recuperare punti vita, voglio dire. Non ho neanche bisogno effettivamente di una spilla che ci ricarichi la vita in sé. Abbiamo le spille che attaccando ci fanno recuperare. A posto così. Quindi ce l'abbiamo fatta. Eppure è ancora afflitto. E Ishima si è volatilizzato. Dov'è scomparso? Yo, guardate, la barriera è sparita. Ehi, hai ragione. Qualcosa mi dice che non è stato questo demone a dissolverla. Quindi rimane solo l'illustre Ishima. Allora il diritto lo aveva e come? Dite che era una finta solo per farci aiutare questo tizio. È una persona pratica, non c'è dubbio. È difficile capire cosa gli passi per la testa, onestamente. Beh, almeno ora possiamo passare. Troviamo Kubo. Se lo troviamo e se si farà trovare. Qua non mi ricordo se devo mangiare o sono già abituale da queste parti. Già, perfetto. Anche perché anche qua occupano un sacco di spazio nello stomaco. Ecco, per esempio questa mi chiedeva la materia oscura e ne vuole 5 per un giubbino che ha la risonanza con il marchio. Ma tu sei impazzito. Tu sei veramente impazzito. Ok, questa è un'altra lancia da veleno ed è quella morta alle spalle, che se lo colpiamo alla schiena fa molto più male. Sfera una rapida mossa finale quando attacchi un nemico alle spalle. Questo vuol dire che se lo faccio da davanti fa un attacco normale, fa solo un colpo. Il problema è che è 16 secondi. Cioè, parliamone, è troppo eccessivo. Però sono benvolente a scambiare questa piuttosto che la giacca, quindi dammela. E tra l'altro si evolve con i punti di domanda, quindi quando è che troveremo di nuovo Minamimoto? Mi manca. Sei Kubo? Sì, è Kubo ed è davanti ai nostri graffiti, quindi sai, mi piace, effettivamente non rende in modo piatto, ma qui nell'overworld tutti i graffiti messi così rendono molto meglio. Mi piace come è uscito il murales, si sembra veramente fatto quasi apposta. Bello, mi piace. Ora ti abbiamo preso, vecchietto. Come osi darmi del vecchietto? Sapevo che prima o poi avrei visto i vostri brutti musi qui in giro. Spero che siete pronti per la festa che vi farà Shiba. Farà il botto. Mi fa ribrezzo immaginare come sarà codesta Soyer... non so come si dice, Soyer. Non credo faccia per me. E dai, almeno potreste provarci a provare a divertirvi. Mettiamo il tappeto rosso per gente importante come voi. Gente controllata? Wow! No way! Che cavolo succede? Io? Sono tutti infetti e ci inseguono come degli zombie, tipo. Dobbiamo eliminarli tutti. Dubito che riesca a invadere ognuna delle loro menti. Kubo controlla tutti questi rumori. Adesso capite? Io sono di classe superiore a voi stolti. Tamarindo, direi che ora è un buon momento per farti un viaggetto. Non ce la possiamo fare. Arrivano. E che il cielo ci assista. Diamo il via alla festa. E la spilla si è attivata. Che cosa faccio? Forse c'è un modo per bloccare tutti questi rumori. Ho la sensazione che Kubo aspettasse proprio questo momento. Non c'è speranza contro tutti quei rumori, se solo potessimo evitare che appaiano. Quindi magari il gioco... cioè adesso noi torniamo indietro, andiamo subito a uccidere le meduse e poi andiamo da Kubo. Di nuovo Cat Street. Qui è quando abbiamo trovato Cariglia e ci siamo occupati del rumore dentro di lui. Puoi cominciare a cercare Kubo dalle parti Tipsy Top Soul. Vedi solo di fare attenzione. Quindi oggi Kubo è a caccia. Vogliamo andare a cercarlo? Se il nostro obiettivo è informarci sui demoni di Shinjuku, direi che è un ottimo punto di partenza. Sì, come dice Spilletta, ci facciamo dire da lui quello che vogliamo sapere. Calma. Che c'è? Abbiamo già provato questa opzione. Fra non molto Kubo andrà verso Udagawa, dopodiché sfrutterà tutti gli infetti della sindrome di Shibuya per attaccarci. A infettarli saranno dei rumori che provengono da Miyashita Park. Dobbiamo andare prima lì e fermare la loro moltiplicazione. Si stanno moltiplicando? Sì, ma se li fermiamo non infetteranno così tante persone, di conseguenza avremo vita più facile. Quindi prima di concentrarci su Kubo dobbiamo eliminare dei rumori. Se servirà ad alleviare il nostro fardello poi, ritengo che sia una decisione saggia. Miyashita Park allora. Sì, i rumori al parco sono la priorità. Va bene. E allora Miyashita Park sia. E ti dirò una cosa, visto che... ah no, però aspetta, era contro i lupi. Stavo per dire, visto che i rumori sono deboli alla luce, ma no, sono solo deboli quelli a forma di lupo. Speriamo che andare direttamente a Miyashita Park cambi il futuro. Hai già combattuto contro quei rumori, no? Ha qualche consiglio da pro, grande veterano? Beh, l'ultima volta siamo riusciti a difenderci bene, ma per quanti rumori uccidessimo non era mai abbastanza. Continuavano a moltiplicarsi, perché sono meduse. Penso che ci sia sfuggito quello che li genera tutti. Quindi c'è un rumore che è tipo il capo degli altri. Allora direi di mirare a quello, io. Sarebbe una strategia avveduta. Intanto cominciamo col trovarlo. Ok, sì. Non sarebbe una cattiva idea effettivamente. Se ci fa guadagnare spazio, tempo voglio dire. Perché no? Ok, quindi... dov'è la grande medusa? Ehi, quel rumore non vi pare più grande del normale? Può darsi? L'aria da capo ce l'ha. Allora è quello, andiamo! Non so, non mi sembra poi tanto grande. Forse hai ragione. Lo sai meglio tu, frate. Tu dici chi e noi colpiamo. Se ci sbagliamo, pazienza. Mi sembra onesto. No, ti prego non dirmi che devo indicarlo io. Ma quale sarà? L'ultima volta ne abbiamo combattuti molti qui. Forse quello che si nasconde in mezzo agli alberi? Questo qua gigante? Eccolo, trovato! Oh cavolo, quello sì che è grande, cioè guardatelo. Trovato finalmente. Bene, ora ci penso io alle mazzate. Va bene Beat, pensaci tu con il tuo colpo caricato. Sì, effettivamente. No, e di nuovo mi ha fatto la stessa fregatura. Sai cosa? Vai a far culo. Cioè nel senso, colpiscimi quanto vuoi, tutti i colpi che mi fai, io me li ricarico. Cioè voglio dire, tu non hai ancora capito effettivamente contro chi avete cazzo a che fare. Beccati questo. Subito, subito su quello grande, subito su quello grande. Anche se effettivamente uccide anche quelli piccoli. Non è una bad idea. Vabbè, non li abbiamo uccisi molti, però almeno abbiamo ridotto. Abbiamo ridotto il loro numero, dicevo. Vai Beat. Colpiscilo. Preso. Perfetto. Beccalo. Credo di averci messo anche fin troppo tempo. Sì, ma tu smettila anche un po' di roteare, cioè. Vi dovete allontanare da lì, deficienti. Sì, questo qua quando gira non prende un cazzo di danno, quindi tanto vale fare così. Missione completata. Mamma mia. Questo qua è stato il nemico con più difesa che ho visto fino ad ora. Veramente, ma non è stato difficile, è stato fastidioso. Dio mio. Comunque no, spada e lancia non coesistono bene assieme. O tutte e due lancia o tutte e due spada. Punto. Li abbiamo devastati. Un indiscutibile successo. Non ce ne sono altri. Questa volta c'erano molti meno rumori. Ho un ottimo presentimento. Urrà, bravi noi. Festa, adesso si va a Tipsy Tops o Udagawa. Direi di andare da Kubo. Materia oscura, ottimo. E ovviamente non ho guadagnato abbastanza spazio nello stomaco per poter mangiare. Abbiamo un giro di spille che ultimamente non mi sta piacendo. E abbiamo comunque delle ottime spille, sono tutte forti. Ma il fatto che sono forti ci occupa ovviamente molto più tempo per ricaricarle. Non lo so, non so dire se il nostro giro di spille sia buono o meno. Allora Kubo, ora ti abbiamo preso vecchietto. Come osi darmi del vecchietto? Nye. Sapevo che prima o poi avrei visto i vostri brutti musi qui in giro. Spero che siate pronti per la festa che vi farà Shiba. Fare al botto. Nye. Anche se, devo ammetterlo, la festa non è movimentata come speravo. Hai fatto qualcosa, vero, signor Rindo Canade? Direi che ti meriti di incontrare un ospite molto speciale. Muore dalla voglia di vederti. Lecca lecca! Impossibile. Lasciatemi reintrodurre un rumore del suo sistema. E poi... Dannazione! Dobbiamo eliminare Lecca lecca! Non mi piace, io! Non so chi parla, quindi... Oh, non avete idea. E Uzuki? Devo fare sempre tutta da sola! Wow! Chia! Ah, si stava potenziando. Testa rosa, sì. Cariglia, riprenditi. Non puoi mica battere la fiacca così. Non puoi lasciarmi tutta sola a gestire il PR. Mi tira uno schiaffo. Uzuki. Ah, beh, che fregatura. Sapevo che fosse forte, ma non credevo che riuscisse a togliersi il rumore e rinvenire così facilmente. È un bel problema. Beh, peccato. Uzuki Yashiro, Koki Cariglia, vi dichiaro entrambi traditori dei demoni. Traditori. Ah, la mia elta è sempre andata alla città, non a un pezzente come te. E non al compositore? No? Dove cazzo è Joshua in tutto questo? Di quello che ti pare, tesorino. Ad ogni modo, ora vedrete di che stoffa sono fatto. Ammirate il vero potere, il signore dei rumori. Kubo è forte. Kubo è sicuramente forte. Ma che diavolo? Uzuki, il PR nei guai, dobbiamo andare al confine. Mascherina, teschio, pensate di farcela da soli? Secondo te? Non abbiamo scelta, noi non abbiamo potere nel PR, ma voi sì. Ci occupiamo noi del nonno. Grazie ragazzo, io mi occuperò del PR. E come pensi di occupartene? Con il tuo aiuto ovviamente. Cosa? Beh, vabbè. Tocca a noi due ragazza. Che bello avere una capa così brava. Una che ci tiene alla città e ai suoi sottoposti. E che mi fa credere di poter affrontare il mondo intero. Va bene, ho capito. Later. Diamoci una mossa prima che cambi idea. Contiamo su di voi. Non deludeteci. E che mi importa, non lo faccio per voi. Lasciamo il PR nelle loro mani, così possiamo concentrarci sulla situazione. Sberuffogelli, credete di potermi battere? Non avete capito nulla. Non sono mica come i partenti che combattete di solito. Kubo si sta arrabbiando. Non importa che trucchi ricorrerai, ti batteremo nonno. Forza ragazzi, andiamo. Sì, avanti. Sì signore. Quindi Kubo evoca gli orsacchiotti del cuore, che spero siano deboli almeno a una singola cosa di quelle che abbiamo. Lupi e orsi. Allontanati. Boia. Let's keep it going. Ma porca puttana, devo mettere a Beat gli scarponcini che gli impedisco di essere interrotto. Fica, ero al 200% io. Ero al 200%, come sono arrivato al 50%? Cristo santo! Becca di questo, va. Sfruttiamoli ogni volta che appaiono. Ok, falli caricare. Ok. Abbiamo recuperato un sacco di vita. Non voglio puntare ad arrivare al 300%. Dio santo il segnale, no! Non può saltare al corrente adesso. Purtroppo nella mia zona succede spesso che la luce fa ste menate. Dio mio, quanto l'odio quando succede quando registro. Perfetto. Da. Neanche una spilla nuova. Vabbè che effettivamente erano tutti i rumori che già avevo affrontato, però... No. Non va per niente bene, no. È impossibile che i miei rumori perdano contro dei poppanti come voi. Chi è che è di classe superiore adesso? Vada come parli, caponcella. Ehi, vuoi fare a botte, nonno? Perché ci piacerebbe batterti di nuovo. Maledetto. Che succede? Cosa? Ehi, è Shiba? Trash. È ora di dare una ripulita. Minamimoto! Minamimoto, sei tornato! Oh cielo! Grande! What? Fermi tutti! Che cosa ci fa? Faccia di piglio! Aspetta, lo conosci? Sì, è un demone, almeno credo. È un demone? Era un demone un tempo, ma ha mantenuto la sua potenza. Ah, non riesco a ricordare! Forza, pensa! Ehi, ora ricordo! Che velocità! All'epoca Tabuzzurro ha ridotto la città a uno schifo. È un tipo tosto. Tabuzzurro? Sì, è una leggenda vivente. Ma perché cavolo sei tornato? Io? Curious. Che strano. Eureka. Cosa? Quindi ci aiuterai di nuovo? Aiutarci? Sei fuori di testa. Beh, era in squadra con noi prima che arrivassi tu. Ci ha salvato la pelle un sacco di volte. No, assurdo. Sì, assurdo. No, no, no. Sì, sì, sì. Come fate a capire tutte le robe matematiche che dice? Non le capiamo, ma ci ha aiutato in passato, quindi... Nobile Rindo. Ti prego, unisciti alla squadra di nuovo, Minamimoto. Ho bisogno di qualcun altro che spari, che faccia cose. Sì? Se mi permettete di intervenire... Ho esaminato le espressioni del volto e il carattere del nobile Tomonami con cura, quindi credo di essere l'unica persona che sapeva valutare l'atteggiamento del suo doppio. Va bene. Percepisco una differenza sostanziale rispetto a quando era nostro compagno. Il suo odore è cambiato drasticamente. Il suo odore. Ah, perdonatemi la scelta di parole fuorviante. Forse avrei dovuto dire il suo sguardo. Il suo sguardo. Spicca per l'intensità, come se lui fosse consumato da un sentimento curiosamente ardente, in quanto è l'estramba. È un piacere ammirare questo aspetto inedito, tuttavia temo che possa segnare un brutto colpo di scena. Ardente, eh? Ho assistito a fenomeni simili in elementi in cui mi sono introdotta, ma di rado. Ipotizzo che possa essere collegato ai rumori. È ora di risolvere l'equazione. Gli uccelli. Ora convergete su di me. Rumori oltre misura. Aspetta, quelli sono rumori? Minamimoto sta forse riacquistando la maggior parte dei suoi poteri? Invertire il flusso del tempo genera questa spazzatura che si nutre di energia. Cosa? Vuoi dire che i miei viaggi del tempo hanno creato queste cose? Ho già determinato il fattore che causa la loro moltiplicazione. Ah. Sembra che siano attirati dai direzionali di T, che sembra indicare un certo grado di interdimensionalità. Ma allora il loro luogo d'origine è... What? Oh no. Stai bene? Nobile Rindo, è un'emergenza! Eh? Eh? La mia voce. Lo sapevo, Minamimoto si sta ritrasformando in Leocantus. Sta riacquistando le sue potenzialità. Però, secondo me, le tiene sotto controllo ora. Ho detto una fesseria, vero? Beat! Non so che rapporto pensate di avere, ma a questo tipo non gliene frega nulla, io! Sono passati 3 anni e non è cambiato di una virgola. Farebbe di tutto per mettere le mani su quello che vuole. Che cosa cavolo ha? Forse sono quei rumori spazzatura. Che cosa gli stanno facendo? Non sembra molto amichevole. E non possiamo andarci piano con lui, è un rischio. Oggi hai già usato i tuoi poteri, giusto? Eh sì. Evitiamo di lasciarlo scatenare. Non so cosa cerchi, ma non la otterrà. Andiamo, Rindo. Ok. Lo scontro contro Minamimoto non era nei piani di oggi. Non me lo aspettavo per nulla. Però mi sembra la forma incompleta di Minamimoto. He's not on our side anymore, is he? Any resemblance to Lord Tomonami has vanished. How utterly out of character. Ma sbaglio o sta evitando un sacco dei miei colpi? Sì, è il Minamimoto che... Ecco, questa è la forma probabilmente completa della sua forma. E ha un'arma... Ah, quella è un'armatura? Ottimo. Puttanega! Ha annullato il mio colpo? Porca puttana! Yo, cut us some slack, dog! We must relieve him of his armor, lest we endure that assault again. Dobbiamo arrivare al 300%. E di nuovo l'armatura fu. Ok, abbiamo il 300%. Cerchiamo di mantenerlo. Voglio mantenerlo fino a che l'armatura non gli scompare. Però qua, ecco, esatto. Ma che pezzo di merda. Ho lasciato l'attacco proprio quando tu hai colpito. E se è oscura tra telecamera, talmente che stiamo combattendo. Dai che però sta per scomparire. Beccatelo. Cerchiamo di sfruttarlo il più possibile. Non sta... Stavo dicendo, non sta prendendo neanche un danno. Sì, ha evitato qualsiasi colpo. Ha evitato la maggior parte di tutti i colpi. Questo vuol dire che non ne vale neanche la pena. Eh no, che palle tu e sta armatura però, Minamimoto. Dobbiamo arrivare al 200%. Il 300% è inutile, ha evitato tutti i colpi che gli ho fatto. E ora dobbiamo evitare il colpo invece. È impossibile. Adesso vedi. Minamimoto adora. Incredibile da dirlo. Di nuovo sta armatura del cazzo. Basta. Beccatelo. Bless my humble contribution. That was perfect. Oh, e finalmente l'armatura è andata. Oh. No, è stata una battaglia orribile. Partiamo da questo presupposto. Avremmo preso, ecco, 126% di danno. Oh. Può essere che questa è una spada bella. He's unstoppable. What do we do now? Run? That would be advisable. Ain't got no other choice. Then let's scram while we can. Right. Come on. Io credo che adesso si sia calmato e tra poco riassume una forma umanoide. Chi l'avrebbe mai detto? Don't stop, keep going. But what about you? I'ma stay here and keep him at bay. Certo, come no? Esatto. I can't give y'all a speed boost right now. So I gotta slow him down instead. You feel? What are you waiting for? Go. And leave you behind? Esatto. Dai, torna qui, non possiamo stare senza di te ora. Esatto. No, we won't. There's no way we're letting you face them all by yourself. You're gonna get erased. What? You don't think I can handle them? No. No, I don't. Defeat is inevitable. Esatto. And you're hurt, worms for brains. Either we all escape together. O stiamo tutti qua, esatto. Look, I'm gonna need you to chill for a sec. We all stay and fight, we all get erased. Ain't nobody gonna be left to save Shibuya. I'll catch up with you later, but for now, y'all gotta go. Addirittura scena animata? No, 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 io lo so cosa sta per succedere. Io lo so cosa sta per succedere. È palese che il gioco voglia che succeda adesso. Che la storia voglia che succeda adesso quello che penso. Come on, work over my dead body. È lui. Lo sapevo che sarebbe successo. Se mi metti una scena animata del genere. Io lo sapevo che sarebbe successo. No way. Who the hell is that? Lo sai chi è invece, lo sai chi è. Here. Let me help you. Can't believe you're back. Cristo. Where? La musica. Where the hell you been this whole time? Esatto, dove cazzo eri? I looked all over for you. Dio mio. Non farmi quella faccia, porca di quella puttana. So, who's that guy? An unfamiliar face to be sure. He's on our side though, right? Ci conosciamo? Who are they? Friends of yours? Yeah, we tight. They's my teammates this time around. We've been playing one hell of a game together, yo. Yo, Rindo, you alright? Yeah, we're fine. A new game, huh? Già. Don't worry, I'm here to help. Shinjuku got destroyed, but I won't let that happen again. Not here. You're from Shinjuku? No. About time you showed up. Where are my manners? Pleased to meet you. I'm Tosai Furesawa, but you can call me Fred. Who are you? Me? I'm Neku Sakuraba. Neku? That's my name. Like the Neku? Yes. It's the legend himself. Can't say I factored you into the equation. Looks like I'll have to recalculate. E tu sei ancora vivo. Sit your ass back down, Tabooty. All the points were set as variables, but the projected future remains unchanged. Is a transformation even possible? Hey, you, masked septogram. Dimmi. Yes? Something strange about that power of yours. Same goes for that pin you got there. The cardinality doesn't match the set. Huh? That kind of exponential power isn't meant to be wielded by a mere player. Tanto se ti dà la spilla non cambia nulla, vero? Planning to use it for. No in pie face? Nothing good, yo. To approach infinity. And if I don't integrate myself with more power, my numbers will get crunched. Right. Not sure I follow. Duh. There's someone even more powerful we should watch out for? Huh. The probability exists. As for who it is, that's an equation you'll need to solve for yourself. E se ne va. So, Neku, did you really mean it when you said you'd help us earlier? Quanto si vede che è cresciuto. I want to help you save Shibuya. Si vede che è cresciuto. Of course it is. I mean, how could we say no to the legendary Neku? I can't believe I'm in the presence of greatness. I wouldn't go that far. Qualcuno mi spiega dove sei stato, Neku, però. Dove cazzo sei stato per questi 3 anni? È il punto della storia che mi serve sapere. Che la tempesta impervi. Lancio un'onda d'urto ad ampio raggio verso il bersaglio, causa danni pesanti che si trova nel mezzo, carico al massimo e respinge il nemico, così dare una notevole scossa al nemico. 3 punti amicizia. E chiaramente, oltre ai punti amicizia, ci darà anche, lo sapevo, il social network con Neku. What is it this time? It's Shibuya. Sì, però il giorno non è passato. Normal. Was everything I did all for nothing? Huh? Torna indietro.